Ragazzi, buongiorno a tutti. Sarò celere e veloce in questo video anche perché ci sono i miei cani che, tra virgolette, stanno russando. C'è il cagnolino della signora di fronte che quando loro vanno a mare, perché io abito al mare, in pratica il cane si lascia andare, diciamo così. Allora, siccome sul mio canale si parla, tra le altre cose, si parla anche, io voglio parlare di questo aneddoto che è successo, in Sicilia. Palermo, di questi sette ragazzi che hanno stuprato questa 19enne. Questa storia mi ha fatto molto 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 riflettere, a tal punto da voler fare un video e voler dire la mia a proposito di questa situazione qua. Ragazzi, c'è una problematica di fondo molto importante, che questa nuova generazione non ha freni. Non ha assolutamente freni. Questa nuova generazione è convinta di poter fare tutto quello che gli passa per la mente. Questa è una cosa che purtroppo non so in quale modo si possa ovviare, ma la vedo dura, la vedo difficile. Dopodiché ho letto, sono andato a leggere, insomma, di tutti questi commenti fatti, delle conversazioni che hanno avuto tra di loro. Ragazzi, ho avuto vergogna. Ho avuto tanta vergogna e meno male che la ragazza ha denunciato, che ha avuto la forza di denunciare. Io ho letto delle cose che, cioè, io non so che pena sarebbe giusta per questi ragazzi, ma sicuramente la castrazione, sicuramente sì. Sono deluso e affranto da. Non ce l'ho con questa nuova generazione in particolare, però ci sono alcuni soggetti di questa nuova generazione che proprio se ne sentono e se ne vedono di tutti i colori. Questa è proprio l'ultima di una serie di cose terribili che sono successe nell'ultimo periodo. Terribili, anche il cane è d'accordo. E mi associo al dolore della famiglia, al dolore della ragazza. È così talmente assurdo, che non posso credere che addirittura quelli si sono messi a dire quella lo voleva e noi gliel'abbiamo dato. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Addirittura uno dice: chiamiamo l'ambulanza, e chi le dice: chiama Ninni, cioè andiamocene. Assurdo, io, è impressionante, impressionante. Io sono dell'opinione che l'unica pena possibile per questi qua, cioè, è la castrazione. Castrateli, perché soggetti del genere non devono. Sì, hanno sbagliato, si può sbagliare nella vita, tutto ok, però oggi c'è informazione, non è come una volta che le cose non si sapevano, capito? Tu sai che cosa va incontro, chi se ne vuole scappare in Messico, chi di qua, chi di là, quindi eravate consapevoli della cazzata che stavate facendo e quindi dovete pagare, dovete pagare. E io spero che lo Stato sia, ma questo Stato è inesistente, cioè questa è una barzelletta, vabbè. Poi un'altra cosa che volevo aggiungere a tutto quello che sto dicendo è: perché dobbiamo dire che la ragazza è ubriaca? Perché dobbiamo dire che doveva stare più attenta? Perché dobbiamo dire se l'è cercata? Perché ho letto anche commenti del genere dai famosi haters che, come si dice, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Scusatemi se, ma purtroppo è così. Cioè, nel 2023 non abbiamo, cioè io non posso scendere vestito con una minigonna perché ci sono dei maiali in giro che possono pensare che io ho messo la minigonna perché magari io quella sera voglio farmi stuprare da sette ragazzi. Cioè, ma che sono cose. È così talmente assurdo quello che leggo, quello che vedo, che io non riesco a credere che sia realmente possibile una roba del genere. E mi vergogno. Mi vergogno di essere, se io devo essere rappresentato da questa generazione, da questi nuovi emergenti ragazzi che dovranno essere il futuro, io mi vergogno. Siamo rovinati. Siamo rovinati, vai giù. Concludo dicendo: pena severissima, così talmente severa che chiunque dopo possa pensare solamente di fare una roba del genere, ci pensi bene due volte. Solidarietà per la ragazza. Solidarietà per tutte le vittime di abusi, che siano uomini o donne, non fa differenza. Quindi solidarietà per tutte le persone indifese con uno Stato che non è presente, che non possano sentirsi tutelati da uno Stato che non è presente. E io sono solidale nei confronti di queste persone e mi auguro che questa storia, che questa vicenda possa far aprire gli occhi a chi di competenza. Ciao, adio.